A Napoli dal 1870, 150 anni di cappelli. Lavorazione artigianale fino agli anni 60, il cappellaio di Margherita e Antonio Veraldi resiste al tempo e alle mode, evolvendosi alle esigenze dei tempi senza perdere la forza della tradizione. Io sono nata durante la guerra, ma il negozio già ci viveva mio padre, quindi sono nata con i cappelli, poi lui è stato al ritorno dalla guerra preso dai tedeschi, è stato deportato in Germania e mia madre ha continuato il lavoro di mio padre. Fino a 92 anni ha continuato a stare nel negozio. Quando poi purtroppo è andata via, siamo rimasti mio marito e io. Mio marito, il quale anche lui a sua volta non ne sapeva di cappelli, ha imparato con enorme bravura. Io dico forse mio padre si è reincarnato in lui. Una tradizione che vive nelle mura della bottega, che ancora oggi, insieme alla vendita di cappelli di pregio, è offerta ai visitatori nei mille aneddoti che hanno attraversato la storia d'Italia.